principale caratteristica dell'edificio dal punto di vista strutturale è quella di essere costruito interamente in legno. Solai e pareti portanti della costruzione sono in sistema X-LAM prodotto con essenza proveniente da foreste certificate, quindi elemento fondamentale per una certificazione della sostenibilità. Studiando l'involucro si è posta particolarmente attenzione ai consumi energetici, quindi all'esterno della parete in X-LAM è stato posto un pannello da 16 cm di fibra di legno con successiva camera di ventilazione e a finire verso l'esterno dei pannelli di carlite di gres porcellanato di 3 mm. All'interno dei pannelli verso le camere sono state poste due lastre di cartongesso accoppiate a 5 cm di lana di roccia. All'interno delle quali sono stati poi fatti passare gli impianti di alimentazione di tutta la stanza. L'esperienza della costruzione della struttura completamente in legno è stata particolarmente entusiasmante e interessante. Basti pensare che 27.000 metri cubi, pari al volume fuori terra, è stato realizzato in soli 4 mesi. Questo consente di accelerare moltissimo i tempi di posa degli impianti e di completamento della struttura. Questo progetto di questa attività alberghiera a Bardolino è improntata all'efficienza energetica, è una struttura che purtroppo non si affaccia sul lago, per cui ha richiesto di trovare all'interno della struttura dei punti di attrazione che fungessero da caratteristica basilare per questa struttura alberghiera. Il tema dell'acqua quindi si sviluppa e è stato sviluppato su queste 8 piscine che costituiscono l'attrazione principale di questa attività. Sono state realizzate 4 piscine interne, 4 piscine esterne, per un volume complessivo di acqua di 800 metri cubi, sono circa 600 metri quadrati di specchio d'acqua. Naturalmente il tema dell'acqua o il tema di queste piscine comporta un tema di diretto riflesso, il tema energetico. Infatti trattare l'acqua costa energeticamente estremamente tanto, per cui è stato un punto sul quale in questo progetto si è lavorato molto, ma non solo. Diciamo, tutto lo spirito guida o il concetto guida di questo progetto è stato improntato o è costituito dall'efficienza energetica. Quindi anche sul tema dell'acqua si è investito, si è lavorato molto cercando di adottare tutta una serie di soluzioni che consentissero di ottemperare ai ricambi giornalieri prescritti per norma attraverso un sistema di recupero energetico dell'acqua di ricambio che si è rilevato molto efficiente, molto virtuoso. Il concetto energetico più ampio invece è partito naturalmente dall'involucro edilizio, quindi già in fase progettuale è stato scelto assieme ai committenti di seguire un protocollo, il protocollo Casa Clima Hotel, che diciamo fungesse da linea guida per tutta una serie di scelte progettuali che man mano che il progetto maturava andavano prese. Quindi partendo dal corretto isolamento, dal corretto orientamento della struttura, la scelta di quelle soluzioni che consentissero quindi un risparmio energetico sia in regime invernale, quindi con corrette coibentazioni dell'involucro, ma anche una riduzione dei fabbisogni estivi, con una scelta quindi corretta degli ombreggiamenti e quelle scelte poi impiantistiche che permettessero, basandosi su un involucro efficiente, di massimizzare l'efficienza energetica di tutta l'impiantistica. La scelta, diciamo, dopo la ricerca dell'efficienza dell'involucro, quindi si è orientata su tutti quei criteri che guidano una mirata e corretta scelta impiantistica. Quindi si è puntato sulle fonti rinnovabili, quindi sulla produzione di energia o dei fluidi tecnici o tecnologici per ottemperare il fabbisogno di energia termica e di energia frigorifera, basandosi ricercando quelle fonti che potessero essere qualificate come fonti di energia rinnovabile e al contempo stesso massimizzare i rendimenti. Quindi è stato scelto un impianto a geotermia, ad acqua di falda, con delle pompe di calore di tipo bivalente che permettono nei regimi
di punta di sfruttare sia l'energia, diciamo, frigorifera o termica a seconda della stagione, ma al contempo andare a utilizzare virtuosamente anche il fluido che tendenzialmente su un impianto normale sarebbe di scarto. Quindi in regime estivo l'acqua calda che in caso contrario andava dissipata di nuovo in falda viene utilizzata per riscaldare le piscine e riscaldare l'acqua calda sanitaria. D'altro canto, in questo modo si crea un alto virtuosismo. Naturalmente l'acqua di falda come risorsa, anche quella è una risorsa che in qualche maniera va limitata, va protetta. In questo modo, in regime estivo, quando abbiamo l'abbinamento, quindi l'utilizzazione sia di energia frigorifera che di energia termica dalla pompa di calore, praticamente non consumiamo acqua di falda. E quindi questo è un altro vantaggio e beneficio ambientale che queste scelte a monte hanno portato. Tutto il sistema poi è integrato anche da un impianto solare termico che rispetto alla struttura potrebbe sembrare di dimensioni ridotte, perché abbiamo circa 140 metri quadrati di collettori solari termici installati, ma dovuti al fatto proprio perché l'efficienza di questo sistema pompa di calore bivalente permette di soddisfare con questa superficie, chiamiamola ridotta, al fabbisogno estivo senza bisogno di aumentare ulteriormente il costo di investimento su un impianto solare termico di più ampia superficie. La Zwanger S.p.A. di Bolzano ha acquisito l'ordine per gli impianti riguardanti le piscine, con tutta la filtrazione e l'automazione, e tutta la parte che riguarda il riscaldamento, la climatizzazione di tutto l'albergo, delle stanze e delle zone comuni. Un impianto molto interessante perché è molto completo dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista dell'automazione. È un impianto completamente automatizzato. L'automazione è molto importante perché si possono controllare tutti i valori delle varie temperature e del recupero termico ed energetico di tutta la struttura. Questo può essere monitorato anche da noi, dall'esterno, accedendo da remoto e controllando se i parametri sono giusti, consoni a quello, diciamo, impostato.